bentornati e benvenuti al mio canale. Io sono Alessia e se ancora non mi conoscete vi consiglio di andarmi a seguire su Instagram. Tra i link qui sotto e qui vi sono apparsi i miei profili social. Come avete letto dal titolo, oggi vi dirò e vi darò dei consigli per facilitare la scuola online. Questo video è stato richiesto, diciamo, da alcuni di voi in questo sondaggio che ho messo in un video precedente. In più ho fatto un video molto simile dove vi do altri consigli. Ve lo lascio nelle i, che non so dove siano, qua forse, non so, sbaglio sempre. E niente, iniziamo subito col video perché credo vi interessi visto che l'avete chiesto. Allora, il primo consiglio che vi darei è quello di bloccare le distrazioni. Per me le distrazioni sono le notifiche del computer, visto che ho Teams sul computer e faccio le video lezioni lì, ed il telefono. Quindi vi consiglio di mettere il non disturbare, di mettere il silenzioso e se magari state facendo i compiti e non vi serve il wifi, disattivatelo. C'è anche il non disturbare per il computer, quindi vi lascio qui sotto come attivarlo perché non l'ho mai utilizzato, però so che c'è quell'alternativa. Se non è abbastanza, ci sono delle applicazioni che vi permettono di bloccare dei siti in particolare. L'estensione di Google, che si chiama Cold Turkey, vi bloccherà l'applicazione, però ci sono anche altre app per il telefono, ad esempio Forest oppure Tide, ma ce ne sono anche altre. Comunque, cerco di lasciarvi il link qui sotto anche di quelle. Il secondo consiglio che per me è stato fondamentale è quello di creare una routine. Ho fatto la mia morning routine e ve la lascio sempre nelle i, che non so dove siano. E niente, quindi inutile che ne parlo. Se vi va, quando finisce il video andatela a vedere. Diciamo che avere la vostra routine potrebbe aiutarvi, visto che sapete cosa fare, quando, come, in che tempo, eccetera eccetera. Il terzo consiglio ve l'ho dato anche nell'altro video ed è quello di creare uno spazio apposito per studiare. Per me è una scrivania con il computer e basta, è tutto questo. È la mia scrivania con il computer e cercatela di tenere pulita e ordinata senza cose che vi distraggano, perché è molto facile essere distratti a casa e lo sto notando anche io. Il quarto consiglio che vi darei è quello di pianificare le vostre giornate. Io creo la mia lista delle cose da fare la sera prima, quindi mettiamo che oggi è 6 maggio. Scrivo 7 maggio e scrivo tutte le cose che ho da fare. Ovviamente durante la giornata, se si aggiungono delle cose, le aggiungo anche alla lista. E poi piano piano che le faccio e segno il promemoria come fatto, così si elimina. Però ci sono anche altre applicazioni che fanno queste cose, quindi vedetela e gestitevela un po' voi. Oltre a pianificare le mie giornate su promemoria, io le pianifico anche su calendario, ve l'ho fatto vedere anche nell'altro video. Però se avete Microsoft Teams avete il calendario già nell'applicazione, quindi se non vi va di scriverlo da un'altra parte sul vostro diario, sulla vostra agenda, c'è già lì. Il quinto consiglio è qualcosa che io faccio sempre e che vi consiglio di fare, ed è quello di consegnare in anticipo. Consegnare in anticipo perché? Perché il vostro professore o la vostra professoressa noterà che consegnate in anticipo, quindi che fate tutti i compiti. Potreste evitare ogni problema, mettete caso che magari il server si crasha e non potete più inviarlo, quindi non avrete fatto il compito, il vostro professore noterà e quindi se lo segnerà e avrà detto no, non l'ha fatto. Quindi consegnate in anticipo, anche perché so di alcuni miei compagni che consegnando all'ultimo minuto e tutti allo stesso momento, diciamo, l'applicazione non funziona più. E la cosa più importante è che se andate oltre la data di scadenza e l'orario di scadenza che i vostri professori hanno messo su quella specifica attività, non si potrà più consegnare. Quindi fate un po' voi, io ve l'ho detto, poi sta a voi. Una cosa importante è fare delle pause. E per me fare delle pause è fondamentale, posso dire, perché se mi metto a studiare un sacco di tempo di fila, tipo dalle 9 che ho avuto lezione, fino alle 11, poi a un certo punto non connetto più. Quindi io di solito mi prendo una pausa all'ora di pranzo,
ad esempio, se finisco di mangiare alle 1:30, fino alle 2:30 faccio un po' quello che mi pare e poi inizio a fare quello che devo fare. Cioè, fate le pause equilibrate, non dovete fare 4 ore di lavoro e 4 ore di pausa, perché poi diventa ancora più facile riprendere a lavorare. Una cosa che ho scoperto da poco e che mi sta aiutando parecchio è quello di avere dei compagni di studio per motivarti e anche per avere una spalla sulla quale contare se non vi viene quel determinato esercizio. Ad esempio, io ho un gruppo dove facciamo matematica e fisica, visto che non sono tanto brava con le materie scientifiche, e ogni tanto ci chiamiamo il sabato mattina per fare esercizi insieme, per spiegare, per capire quello che non abbiamo capito, eccetera eccetera. Quindi fate un gruppetto magari con le vostre amiche oppure con i più bravi della classe, se sono disposti chiedeteglielo, e ogni tanto vedetevi per fare compiti insieme. Sarà più facile, vi divertirete e non sembra che state facendo i compiti perché vi state divertendo allo stesso momento. Una cosa fondamentale per qualsiasi cosa, non solo per la scuola, per me, è preparare tutto quello che mi serve ed averlo a portata di mano. Sia perché se vi alzate o vi spostate alla vostra postazione ogni 2 secondi perderete la concentrazione subito, in pochissimo tempo. Quindi preparate tutto quello che vi serve per quella determinata materia. Ad esempio, io la sera prima, oltre a fare la lista di promemoria, faccio anche, diciamo, una parte della mia scrivania che diventa la mia libreria del giorno. Ad esempio, quel giorno ho storia, matematica e chimica, prendo i libri, i quaderni di storia, matematica e chimica e li metto lì, così non mi devo alzare, non mi devo spostare, non devo fare tardi alle lezioni, eccetera eccetera. E questo potete applicarlo con qualsiasi cosa nella vostra vita. Questo che vi sto per dire può essere fondamentale per alcuni di voi o alcune di voi, ed è quello di parlare con i vostri professori. Sono degli umani anche loro, vedeteli come degli umani. Cioè, hanno i loro difetti, anche loro sbagliano e tutto. Quindi, se avete dei problemi di linea, se non avete dei problemi con l'applicazione, se non avete un computer, qualsiasi cosa, parlatene, perché cercheranno di aiutarvi. Lo cercheranno sempre, perché vogliono che voi siate diligenti, che facciate i compiti e che state a passo con il programma. Però se non gli dite niente, loro non faranno niente e vedranno questa vostra inattività come pigrizia e non come io non riesco proprio a farlo perché ho dei problemi. Quindi parlatene. E l'ultimo consiglio che vi darei è quello di collegarvi in anticipo alle vostre video lezioni, sempre per gli stessi motivi di prima: si crasha, ci possono essere dei problemi, il computer può essere lento, la linea può essere lenta e tutte queste cose che potrebbero succedere con internet. Quindi collegarvi in anticipo e prepararvi la vostra schermata prima che inizi la lezione, 5 minuti prima, 10 minuti prima, quanto vi pare, potrebbe aiutarvi e anche, ascoltate bene, potrebbe anche essere visto come un più, diciamo, dai vostri professori, perché siete sempre in orario, siete sempre collegati, siete sempre disponibili e tutte queste cose qui. Questo è tutto per il video di oggi. Come sempre, se avete delle richieste, dei consigli, qualcosa, scrivete qui sotto, condividete i vostri consigli con tutti voi, così chiunque guardi questo video può vedere altre cose oltre quelle che dico io. Seguitemi su Instagram, fate il link qui sotto, qui vi sono apparsi i miei profili social. E niente, ci vediamo domenica prossima con un nuovo video.